Interviste e racconti. Come rendere emozionante il tuo racconto o la tua intervista? In questa lezione parleremo di come rendere emozionante un video grazie alla potenza delle interviste e dei racconti. Il video comunica tramite le immagini, ma anche grazie alla musica e ai suoni. Tutto deve essere unito grazie allo storytelling, di cui ti ho già parlato. Ma se vuoi veramente buttare della benzina sul fuoco, devi aggiungere altro. Immagina di vedere un video che ti mostra una località paradisiaca, con riprese mozzafiato e musiche rilassanti. Addirittura puoi sentire i suoni dell'oceano che rievocano relax e tranquillità. Tutto molto bello, ma solamente con immagini, musica e suoni non è facile farti percepire cosa vuol dire visitare realmente quei luoghi. Allora ecco che entra in gioco il racconto. Utilizzare un vero e proprio racconto con parole ben studiate e frasi che ti accompagnano alla scoperta di ciò che stai guardando riesce a far entrare in contatto lo spettatore con la vera essenza del video. Ricorda che un video è veramente bello e soprattutto efficace se riesce a trasmettere allo spettatore delle emozioni, il più profonde possibili. Tra poco andremo nel dettaglio di come strutturare un racconto, ma prima voglio parlarti anche della forza delle interviste. Quando vuoi far scoprire un luogo o raccontare la storia di un prodotto, di un'azienda, non c'è cosa migliore che farlo tramite le parole di chi quel luogo lo vive, o di chi lavora in un'azienda, o addirittura di chi l'ha creata. Infatti, oltre alle cose che vengono dette, si aggiunge un calore umano che solamente i protagonisti di un'esperienza vissuta possono trasmettere. Piccole risate, grandi sorrisi e pianti di malinconia hanno una potenza comunicativa enorme. Ora che hai compreso l'importanza di queste due tecniche, passiamo alla parte un po' più pratica di questa lezione. Partiamo dal racconto. Il racconto può essere scritto su carta in due momenti, prima di girare e dopo aver girato. Personalmente preferisco scrivere il racconto dopo aver girato, perché in questo modo conosco già il materiale a disposizione. Avere il girato facilita la ricerca delle parole e la scelta di come strutturare lo storytelling, perché in realtà sai già in anticipo che tipo di immagini andranno a comporre il video finale. Ovviamente è possibile fare anche il contrario, cioè creare un racconto e organizzare le riprese per far sì che supportino meglio quanto hai già scritto. Questa modalità richiede una buona pianificazione delle riprese, perché dovranno essere coerenti al racconto ormai stabilito. Questa è una situazione che capita quando, ad esempio, un cliente ti obbliga a utilizzare un racconto già scritto da un copywriter. Come detto, io preferisco prima di tutto andare sul campo, registrare, percepire di persona le emozioni e poi creare un racconto basato sull'esperienza diretta. Se non sei obbligato quindi a un racconto prestabilito, questa è la strada che ti suggerisco. Per quanto riguarda il racconto, ricorda che deve essere parlato. Non pensare di utilizzare il testo per il tuo racconto. Lo spettatore non riesce a godere delle riprese se è impegnato a leggere. Con i nuovi strumenti, infatti, come i social, basterà attivare i sottotitoli automatici per avere il testo se necessario. Ma il racconto deve essere audio, mai testuale. Passando ora alle interviste, posso già dirti che le modalità con cui puoi realizzarle sono identiche, sono le stesse del racconto. Impostare l'intervista prima delle riprese o dopo. L'intervista, a differenza del racconto, va supportata da delle immagini in B-roll, cioè riprese fatte per intervallare la camera principale, di solito puntata sull'intervistato. Infatti, se pensi a qualsiasi intervista, hai l'intervistato e delle immagini che vengono fatte passare per sostenere quello che viene detto nell'intervista. Si chiama appunto B-roll, cioè una camera B, non principale, oppure spesso vengono utilizzate delle immagini di repertorio, proprio per quello scopo. Per le interviste, la cosa migliore è fare prima l'intervista e poi andare a girare le riprese di supporto. Questo perché, a differenza del racconto, l'intervista non può essere pianificata nel dettaglio a tavolino.
È vero che l'intervista ha delle domande conosciute, ma durante la chiacchierata, perché questo deve essere un'intervista, escono sempre delle informazioni, delle frasi e situazioni inaspettate che daranno lo spunto per scegliere quali riprese fare successivamente. Fare il contrario è consentito, ovviamente, ma può limitare di molto la creatività. O può richiedere di girare nuove immagini più coerenti con quello che è scaturito dall'intervista una volta terminata. Ora alcuni suggerimenti tecnici da applicare nei tuoi racconti o interviste. Quando scrivi un racconto, cerca di usare quante più tecniche di storytelling possibili. Hai tutto il tempo, infatti, di scrivere, rileggere, correggere il tuo racconto. Investi del tempo in questa parte e fai sì che tutto il racconto abbia un senso compiuto e sia ben chiaro. Il suggerimento che posso darti è questo: immagina che quel racconto rimanga solamente una traccia audio, una specie di podcast. Riesce a suscitare delle emozioni? È noioso o ti fa rimanere ad ascoltare? Ti trasmette realmente quello per cui è stato scritto? Tornando alle interviste, invece, ricorda di preparare le domande da fare, scrivile però in un ordine che possa portare l'intervistato a parlare di cose in un ordine cronologico. Intervalla le domande obbligatorie, quelle ad esempio che devi fare per poter parlare del prodotto o quello che vuole il cliente, con domande più informali, così da far percepire il tutto come una vera chiacchierata. Prova a instaurare un rapporto durante tutta l'intervista. Lasciati trasportare. Quando l'intervistato inizia a parlare anche di cose differenti dalla domanda che tu gli hai fatto, segui il flusso. Quando fai una domanda, chiedi all'intervistato di ripeterla. Questo serve perché tu potrai utilizzare quella domanda fatta, diciamo, in autonomia nel video. Infatti, a volte può non essere chiara la domanda a cui l'intervistato sta rispondendo, mentre è più semplice utilizzare un video dove l'intervistato ripete la propria domanda. Ti faccio un esempio. Un esempio di domanda può essere: come ti sei trovato in questa situazione X? L'intervistato dovrà iniziare la risposta dicendo: in questa situazione X mi sono trovato così. Altrimenti avrebbe potuto dire: mi sono trovato bene. Capisci che non si percepisce a quale tipo di domanda l'intervistato sta rispondendo. Ricordati di registrare tutto, anche durante la sistemazione della postazione, se è presente. Oppure quando stai organizzando le ultime cose tecniche. A volte potrai usare delle battute o situazioni inaspettate a tuo favore nel video finale. Spero di averti dato delle dritte utili da applicare. Per questa lezione è tutto e ci vediamo nella prossima.